La voce è quello che mi rimane dopo. Oggi siamo, questo è il 43esimo incontro in una piazza emiliana e romagnola, a questo aggiungiamo i due gol del Milan di ieri. No, scherzo, per quello la voce non la perdo più ormai, non ne vale la pena. Invece qua c'è il 26 gennaio, in democrazia è bello perché dopo 70 anni si può anche scegliere di cambiare, eh? E ci sono due idee, soprattutto di lavoro. Io vi invito a pensare 30 secondi all'idea di lavoro e di futuro. Basta leggere il giornale oggi. Il governo, il PD, ha appena presentato una proposta di legge sulle pensioni che è come quella in Francia, per portare più su l'età per andare in pensione e per tornare vicini alla legge Fornero. Ma non occorre uno scienziato per capire che se tu mandi in pensione la gente più tardi, i giovani, quando è che cominciano a lavorare? Quando è che i giovani cominciano a lavorare? Io prima ho trovato a Brescello un signore che mi ha ringraziato, ma ho detto, guardi, non deve ringraziare me, deve ringraziare il buonsenso, perché mi ha detto, grazie a quota 100 mi avete liberato perché non ce la facevo più, a 66 anni mi avete permesso di andare in pensione. E al posto di quel signore di 66 anni che finalmente dopo una vita di lavoro si gode qualche anno di famiglia e di nipoti, ha cominciato a lavorare un ragazzo di 25 anni. Così è sano, così è giusto. E il voto in Emilia è anche un voto per scegliere questo stile di vita, perché a sostegno di quel genio di Bonaccini c'è, ad esempio, oltre al PD, c'è quel tal signor Cazzola, che è quello che vuole cancellare quota 100, tornare alla legge Fornero, ma non solo. Ha detto che bisognerebbe fare Elsa Fornero senatrice a vita. Questo, cioè, che se uno che c'ha bisogno di una cura, ma di un medico bravo, uno che pensa una roba del genere. Rimettiamo al centro il lavoro, e soprattutto in provincia di Reggio rimettere al centro il lavoro significa impedire quello che è accaduto negli ultimi anni, dove per il fallimento di alcune cooperative rosse sono rimasti a casa migliaia e migliaia di lavoratori e sono stati fregati migliaia di risparmiatori. Quindi sostenere le cooperative vere, mandare a beccare le cooperative finte che sfruttano i lavoratori a 3 euro all'ora e che non hanno niente di cooperativo. Questo significa. Quindi due visioni del mondo diverse. In manovra economica questi hanno messo la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, la tassa sulla benzina, la tassa sulle lotterie, la tassa sull'aria. Fra un po' metteranno anche, vedendo queste piazze di questi giorni, la tassa sui selfie, perché ancora non ci hanno pensato. Ma io sto incontrando imprenditori a Reggio, a Parma, a Modena, che stanno riflettendo se chiudere qua e aprire altrove. Perché dicono, invece di aiutarmi a me come azienda che assumi i ragazzi, mi mettono tasse e la regione burocrazia. E io magari chiudo qua e apro in Albania, apro in Croazia, apro in Austria, apro in Francia. Un governo che fa scappare le imprese è un governo nemico dell'Italia e degli italiani. Bisogna aiutarle le imprese a stare qua, perché sono le imprese che creano ricchezza, che creano lavoro. Se le fai scappare, regas, non è che o mandiamo a Gualtieri Di Maio a regalare redditi di cittadinanza a chi passeggia per Gualtieri, ma non è il futuro che ci chiedono i nostri figli. Quindi in 15 giorni si fa la differenza. Ieri perfino il Resto del Carlino ha titolato in prima pagina, non so se l'avete visto, Lucia in vantaggio, Lega primo partito in Emilia Romagna, ed è per me una gioia straordinaria, una soddisfazione straordinaria. Anche perché ieri, guardate un po' la giornata, ieri l'altro sono stato un po' lontano. Cosa c'è, amico? No, non ho capito. Ah, c'è un signore che viene da Oxford, c'è un signore laureato a Oxford, ma sapete perché fanno in sì? Perché hanno capito che dopo 70 anni hanno finito de maniera. Quindi finita la pacchia, ragazzo. No, ma è il bello, anche ieri a Imola c'era 500 persone, poi nell'angolo ce n'erano una ventina con le bandiere rosse che hanno ripetuto il loro programma politico per mezz'ora. Era un programma politico molto sintetico, come era vaffanculo.
per mesura in andavanti. Salvini, vaffanculo, ho detto, beh, l'ho capito, me l'hai detto 3 volte, non sono scemo, al terzo l'ho capito che non, probabilmente non hai gran stima di me, però non è che l'Emilia Romagna la governi a vaffanculo, servirebbe parlare di sanità, io sto trovando in questi giorni persone che hanno bisogno di una mano per l'Alzheimer, per la SLA, per il diabete. Io trovo persone che per andare a farsi curare devono andare in altre regioni, trovo genitori che per curare i nonni con l'Alzheimer devono andare in altre regioni, e quindi non penso che sia questo un futuro che si risolve col vaffanculo. E sono contento perché io trovo piazze diverse a Imola, ieri in Romagna, tantissima gente che ha voglia di suggerire, di costruire, a parlare di agricoltura, di lavoro, di imprese, di famiglia, e dall'altra parte qualche nostalgico che cerca fascisti e razzisti che non ci sono. Sono lì che quando non sanno più cosa dire dicono: occhio che se vince la Lega arrivano i fascisti. E uno li vede là, i fascisti, guarda, che si stanno calando da là, dalla finestra, scendono fascisti, e tu gli devi dire: qua non ci sono, amico mio, centinaia di razzisti, ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, che vogliono essere trattati da persone rispettose e rispettate. Questo è. E poi permettetemi, il lavoro soprattutto. Sono stato sull'Appennino Reggiano, dove da 30 anni aspettano una diga, da 30 anni, e Bonaccini adesso ha detto: sto pensando di farla. Cazzo hai fatto per 30 anni? È 30 anni che, perché serve per gli agricoltori, serve per i cittadini, serve per limitare il dissesto idrogeologico. Quindi noi abbiamo ben chiare in testa le cose da fare, senza miracoli, eh? Attenzione, non è che votando Lega a Gualtieri fra 15 giorni tutti diventano ricchi, belli, simpatici, intelligenti, fortunati, però promettiamo onestà, lavoro, concretezza, e concretezza vuol dire anche rispetto. Vuol dire che io il 23 gennaio torno in provincia di Reggio e torno insieme alle mamme e ai papà di Bibbiano, perché con la famiglia non si scherza, con i bambini non si scherza, con i fratellini, con le sorelline non si scherza. E qualcuno del PD non può dire: è stato un caso, è stato un raffreddore, può succedere. No, quando porti via un bambino alla sua mamma e al suo papà non è un caso, non è un raffreddore. Ti devi solo vergognare, devi solo aver vergogna di essere entrato in quella casa di nascosto. Poi sulla sicurezza la vediamo in maniera un pochino diversa, ve ne siete resi conto. Io probabilmente settimana prossima, per scelta del Senato, rischio un processo con una condanna che può arrivare fino a 15 anni di carcere per sequestro di persona, ma io ho detto a loro, e ripeto a voi, e ripeto ogni giorno a me stesso quando il buon Dio mi dà la fortuna di alzarmi, che difendere i confini e l'onore del mio paese per me è stato un orgoglio, l'ho fatto e lo rifarò, perché in Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, in Italia si entra se si ha il permesso di entrare. E dillo agli antirazzisti lì: prova a andare te domani in Svizzera, in Canada, in Australia, in Germania, negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, e ti chiedono giustamente chi sei, che cosa fai e che cosa vuoi fare. Non è che possiamo ospitare 3/4 di mondo. Vi faccio un esempio: il PD qua e la regione di Bonaccini ad oggi sta lasciando 5.000 case popolari vuote. Vuote, con una fame di casa. Prima a Brescello ho trovato una signora disperata che non sa dove dormire la notte. 5.000 case popolari vuote in Emilia Romagna perché la regione non ha trovato il tempo, i soldi di sistemarle. Ecco, noi non in 15 giorni ovviamente, però sarà uno dei primi punti che porteremo avanti, sistemare quelle 5.000 case, però con un'idea ben precisa, che chi sceglie domenica l'altra quel simbolo là sulla scheda elettorale, il simbolo della Lega, fa una scelta precisa: quelle 5.000 case popolari prima vanno agli italiani e poi vanno al resto del mondo, prima vanno ai reggiani e poi vanno al resto del mondo. È questo. Quindi ci sono, non è un voto, sono due idee del mondo, due idee di stare al mondo diverse. Ad esempio, io da ministro ricordo che ho dovuto fare una battaglia di mesi, che poi abbiamo vinto, per rimettere sui moduli per ottenere la carta di identità elettronica, due parole che chi c'era prima di me aveva tolto perché erano discriminatorie,
e non si potevano mettere quelle parole perché sono discriminatorie, e secondo me invece sono le parole più belle del mondo e le abbiamo rimesse sui moduli della carta d'identità. E quelle parole sono mamma e papà, perché non ci sono genitore 1, genitore 2, genitore 42. Qua ci sono mamme e papà, bimbi e bimbe, nonni e nonne. Almeno, poi per carità, ognuno fa della sua vita quello che vuole, fa l'amore con chi vuole, però far finta che i bimbi non abbiano bisogno di una mamma e di un papà è una roba da ricovero, non è il futuro. Io ieri sono stato a pranzo con 1000 ragazzi a San Patrignano, e qua c'è qualche politico criminale e ignorante che parla ancora di distribuire la droga nelle strade, nelle piazze delle nostre città, che è una roba da matti. La droga va combattuta via per via, quartiere per quartiere e negozio per negozio. Andatelo a dire, 1200 ragazzi a San Patrignano, e i più giovani en quin design. Cioè c'è gente che ormai comincia a farsi, ma non una canna, a farsi di eroina o di cocaina a 15 anni. Perché poi accendi la televisione e trovi qualcuno che dice vabbè, però dai, la droga non fa così male, poveri ragazzi, lo sballo. No, quello non è il futuro. Il rincoglionirsi non è il futuro. Ci sono tanti modi di divertirsi al di là delle pasticche o di quelle schifezze lì. Appunto, sono due visioni del mondo diverse. Non la faccio lunga perché poi oggi abbiamo cominciato a Brescello con la soddisfazione di aver trovato un signore che mi ha detto: io vengo da una tradizione di sinistra, da una famiglia di sinistra, per 60 anni ho votato a sinistra, il 26 gennaio voto Lega, perché questo PD non è più il partito degli operai, ma è il partito dei banchieri, dei milionari, dei signorotti. Vanno a cantare Bella Ciao con Rolex al polso. Facile. Nella prossima vita, per vivere comodo, faccio il parlamentare del PD. Sì, sto lì bel tranquillo. La domenica invece di andare... Sto scherzando, amico mio. Sto scherzando. Faccio l'allenatore del Milan. Che... No. Ma ieri Zingaretti l'ha detto, non so se avete visto l'intervista a Repubblica, ha detto: dopo le elezioni in Emilia Romagna sciolgo il PD. Detto, no... Reazioni disperate dei popoli che stanno manifestando a Pechino e a Washington. No, Zingaretti, non farlo. Non, però ha detto che scioglie il PD ma dialoga con le sardine. Ma allora ci vediamo a Milano Marittima a pesca quest'estate, voglio dire, non a governare l'Emilia Romagna. Però ragazzi, vi chiedo col sorriso e con la voce che mi rimane, perché poi oggi abbiamo Novellara, abbiamo Guastalla, abbiamo Reggio, stasera Borgo Valditaro, domani Parma, postdomani Piacenza. Ieri l'altro sono stato a Cosenza, a Catanzaro e a Crotone, perché il mio sogno sarebbe il 26 gennaio di unire nel nome della pulizia le due Reggio, Reggio Emilia e Reggio Calabria. E vaffanculo l'Andrangheta e tutte quelle schifezze lì, sia da Reggio Emilia che da Reggio Calabria, via quella gentaglia lì, via. E c'è bisogno di voi, perché è vero che siamo in vantaggio, però negli ultimi 14, io sono sicuro che voi oggi tornando a casa oppure uscendo da messa o andando alla partita o domani a scuola o in fabbrica, lo trovate qualcuno che ancora non ha deciso. Alzi la mano chi conosce qualcuno che ancora non ha deciso, senza timidezza. Ma lo so, perché l'ultima volta a votare per le elezioni in Emilia Romagna sono andati 1 su 3, 2 su 3 sono rimasti a casa. Vi posso chiedere un aiuto? Non siete voi che dovete chiedere un aiuto a me, sono io che molto umilmente chiedo un aiuto a voi. Ogni donna e ogni uomo stavolta possono fare la differenza, anche a Gualtieri. Non è ammesso stavolta dire: ma tanto non è il mio voto che cambia la storia dell'Emilia Romagna. Sì, per la prima volta dopo 70 anni ogni donna e ogni uomo possono scrivere una pagina di storia. E ci sono solo due modi di stare al mondo, di lavorare, di far politica e di amare. Uno, guardare quello che fanno gli altri e farsi scivolare la vita addosso. Due, vivere la propria vita da protagonisti, esserci, scegliere. Datemi una mano a svegliare coloro che dormono e riprendiamoci in mano questa splendida terra, fondata sul lavoro, sui giovani, sulla bellezza, sui profumi, sui sapori. Io sto girando aziende agricole preoccupatissime
perché dall'Europa stanno arrivando nuove normative contro la dieta mediterranea e il parmigiano reggiano fa male e il prosciutto fa male e l'olio fa male, e secondo loro invece fa bene la Coca-Cola, la Red Bull o le patatine surgelate da far fritte. Ecco, sarà anche una scelta di vita su quello che vogliamo dare da mangiare ai nostri figli. Da una parte le multinazionali che ci vogliono rifilare prodotti senza profumo, senza colore, senza odore e senza sapore. Dall'altra continuare a mangiare quello che mangiavano i nostri genitori, i nostri nonni. Io conto su di voi, se ciascuno di voi, per ciascuno di questi 14 giorni, sveglia una testa, ma soprattutto un cuore di un reggiano e dirgli o adesso o mai più, il 27 gennaio comincia un'avventura e un lavoro straordinario. E io vi dico, per essere qua, grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore. Grazie di cuore per quello che fate, per quello che credete, per come amate. Viva Gualtieri, viva l'Emilia Romagna. Viva l'Italia e viva la libertà e la democrazia. Grazie di cuore a ciascuno di voi. Qualcuno vuole fare una foto? Allora, se avete pazienza, fra due minuti da là arrivano Renzi, Bonaccini e Zingaretti e le fate con loro. No. Andate a dare un abbraccio a quelli al banchetto del PD che sono un po' soli, poverini, mi fanno tenerezza. Comunque, grazie per le foto. Da che parte si entra? Dalla vostra destra, non mi viene da dire a sinistra, dalla vostra destra. Grazie, buona domenica e un abbraccio a tutti voi. Vi chiedo solo di non spingere, tanto fa una foto.